Ciao appassionato di tiro e ricarica western, sono Bruce Miller e nell'episodio di oggi vedremo come creare cartucce a salve in grado di ciclare nel nostro fucile a leva e lo vedremo con il mio Yellow Boy in 45 Colt. Ok, leggiamo adesso insieme il disclaimer e vediamo come fare. Guardando con attenzione, direi con maniacale attenzione, i film western, ma d'altronde noi appassionati siamo così, mi sono sempre chiesto come fosse possibile che i fucili a leva potessero ciclare e sparare colpi a salvo. Se anche tu, come me, ricarichi, sai bene quanto sia importante che la cartuccia rispetti una certa lunghezza totale, per far sì che l'elevatore e l'otturatore la mettano in canna correttamente. Una cartuccia caricata a salve non deve assolutamente avere proiettile e di conseguenza il solo bossolo, non avendo la lunghezza totale necessaria, non cicla correttamente e si impunta. Si può camerarlo a mano, ma va da sé che non è la stessa cosa che sparare a ripetizione. Ho trovato la soluzione a questo dilemma leggendo il libro Tombstone, Guns and Gear di Peter Sciarrocco. Nel capitolo dedicato ai colpi a salve nel film viene spiegato che i bossoli utilizzati sul set sono i 5 in 1, diffusi da sempre ad Hollywood nella realizzazione di film western. Si tratta di bossoli che hanno una lunghezza totale simile a quella di cartucce caricate con palla e in grado di camerare 5 calibri diversi, revolver e fucili a leva in 38-40, 44-40, 45 Colt, 44 Magnum e 44 Special e vengono solitamente chiusi con una stellatura. La Starline, azienda leader nel settore della produzione di bossoli, li commercializza. Inutile dire che in Italia non vengono spediti, o meglio, vengono spediti ma costerebbero una fortuna. Esistono anche altri rivenditori statunitensi online che li vendono, anche già carichi, e anche in plastica, ma non vengono spediti in Italia. Imbattendomi nel blog di un certo Bob Shell, vero esperto nelle ricariche a salve, egli sostiene che un'alternativa ai 5 in 1 sono i bossoli in 445 Super Magnum della Starline. Trovati facilmente, ma non economicamente, su brownells.it, ho deciso di acquistarli per cimentarmi in questo esperimento di ricarica, per il puro piacere di sparare a salve col mio fucile a leva, proprio come nei film. Ora vediamo come fare. I bossoli in 445 sono la base di questo progetto, ma occorre modificarli ulteriormente per farli ciclare e sparare. Infatti, da nuovi non camerano e sono persino più lunghi di una cartuccia in 45 Colt carica, quindi bisogna anche accorciarli, bisogna applicargli un collo di bottiglia e un invito sul colletto per facilitare il corretto caricamento nel fucile, proprio come quelli mostrati nel libro. È possibile anche applicare una chiusura stellare sulle cartucce. Il kit della Hornady per le cartucce a salve è l'ideale, ma una volta applicata la chiusura stellare, il bossolo non è più ricaricabile e può essere anche pericoloso, in quanto c'è il rischio, seppur minimo, che piccoli frammenti di ottone si stacchino con l'esplosione della polvere. Il bossolo che modificherò avrà un invito che andrò ad applicare con il tornio e sarà ricaricabile una volta sparato. Preciso che questi bossoli sono predisposti per inneschi large rifle, è opzionale quindi allargare il foro di vampa a 3,5 mm per evitare che l'innesco fuoriesca dalla sede una volta sparato, ma dato che li sparerò con il mio Yellow Boy non c'è il rischio che inceppi l'azione come nel tamburo del revolver. Ok, per questo progetto di ricarica avanzata avremo bisogno di alcuni componenti. Come detto prima, i bossoli della Starline in 445 Super Magnum, che dovremo deformare e modificare per farli ciclare nel nostro Yellow Boy. Ok, e per deformarli avremo bisogno di un die, questo è il sizer die del 41 Magnum, che andremo a vitare sopra la pressa monostazione, così. Poi avremo bisogno di uno shell holder, quello del 45 Colt va benissimo, infatti i bossoli ci stanno sopra perfettamente, e andremo a metterlo sempre qui sulla nostra pressa monostazione. Avremo bisogno anche di un lubrificante per bossoli, in questo caso è della Lee, e andremo a metterlo sul colletto del bossolo per facilitare la sua deformazione. Avremo anche bisogno di un calibro per misurare la lunghezza totale dei nostri bossoli. E infine, poi, faremo delle operazioni al tornio. Ok, cominciamo! Ok, prendiamo il lubrificante della Lee e ne
spalmiamo un pochino sul dito e poi lo andiamo ad applicare qui sul colletto del bossolo. Ok, ora lo mettiamo nello shell holder e, non essendo proprio perfetto del calibro adatto, lo guido con le dita per entrare nella matrice e far sì che entri correttamente, e vado ad applicare pressione di modo da fare applicare il collo di bottiglia sul mio bossolo. Ed ecco qui il bossolo che ha un leggero collo di bottiglia. Ora vediamolo a confronto con uno stock. Qui a destra c'è il bossolo stock in 445, il suo colletto è di 11.45 mm e questo invece è quello che abbiamo deformato con i dice del 41 Magnum. Il suo colletto infatti si è rimpicciolito ed è diventato 10.86 mm. Inoltre, avendolo deformato, si è anche allungato leggermente rispetto alla versione stock. Infatti è 40.90 mm contro i 40.60 mm del bossolo originale. Ok. La prossima operazione sarà quella di accorciare il bossolo e portarlo alla stessa lunghezza di questa cartuccia carica del 45 Colt, ossia 39.82 mm, e lo faremo al torchio. Ecco qui che è diventato 39.81, direi che va benissimo. Ora lo rimetto nel tornio e con una contropunta conica vado ad applicargli l'invito. Ok. Premendoci contro la parte piatta di uno scalpello da legno al quale ho applicato del grasso lubrificante. È un metodo empirico, lo so, ma dovrebbe funzionare. Ed ecco qui il bossolo che ha un invito tondo. Lo andiamo a misurare e da questa operazione il bossolo, essendo stato sollecitato, si è allungato leggermente. Ma dico che va bene. Ora facciamo il test se camera. E voilà, funziona! Ora che siamo riusciti a modificare il bossolo e abbiamo visto che camera perfettamente nel nostro fucile, è tempo di camerarlo. Quindi partiamo dall'innesco, andrò a innescarlo con Murom Competition Primers e utilizzerò questo innescatore manuale del RCBS. Poi andrò a metterci la carica di polvere, in questo caso Svizzera numero 2, che ho messo in questo bicchierino, e utilizzerò questo imbutino della Lee e andrò a metterci una carica di 2.2 cc, quindi poco più di 30 grani. Andrò a chiudere il bossolo, come sempre, con la spugna da fiorista, ed eccone qua un pezzo che ho già tagliato, e mi aiuterò con un bastoncino di legno per spingerla dentro. Ok, cominciamo. Prendo il mio innescatore manuale della RCBS, metto nello shell holder il mio bossolo modificato e vado a schiacciare questo grilletto. Ok, ecco qua che l'abbiamo innescato. Poi lo metto qui, lo vado a mettere qui, prendo il mio dosatore da 2,2 e vado a caricarlo. Ecco qui che vediamo la nostra carica di polvere nera. Infine prendo il mio pezzo di spugna da fiorista e vado a spingerlo contro in questo modo, ecco qui, e con il bastoncino vado a premerlo giù di modo da tapparlo bene per far sì che la polvere non fuoriesca, il tutto si comprima ed esca un bel botto. Ok, adesso che l'abbiamo caricato è tempo di spararlo. Ok,
siamo pronti per caricarli. E 5. Anche se spariamo a salve, ci mettiamo gli occhiali e i tappi. E siamo pronti per spararli. Ok, rock and roll. Ok. Si può fare. Rivediamo la stessa scena da un'altra angolatura e ridoppiamola con gli spari da spaghetti western. Ci vediamo per le considerazioni finali. Sono davvero contento di essere riuscito a portare a termine questo progetto di ricarica e averlo condiviso con te. Volendo, è anche possibile far sparare il fucile a leva in 357 38 Special modificando i bossoli del 357 Remington Maximum, ma questa è un'altra storia e lo vedremo in un altro video. Se ti è piaciuto questo episodio, mettici un bel mi piace, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando qui. Bruce Miller ritornerà prossimamente con un altro video. Ciao!